Sei mesi di collegamento Pescara Torino per l'aeroporto internazionale d'Abruzzo. Arriva il primo resoconto della società impegnata a garantire i voli con lo scalo piemontese che rappresentano un buon transito da parte dei passeggeri. I dati ufficiali sono un buon riempimento macchina, abbiamo notato una buona soddisfazione del passeggero che finalmente ha su questo asse Torino Pescara un volo regolare di linea. Abbiamo notato la ripetizione di passeggero, quindi un passeggero molto fedele che utilizza il nostro volo frequentemente. In questi sei mesi abbiamo trasportato tra i due assi circa 12.000 passeggeri, che per noi è un risultato molto buono, soddisfacente e che ci fa vedere il futuro con più interesse e con positivismo. Se è vero che i numeri danno ragione a Blue Bluera e Saga, è vero anche che lo scalo abruzzese ambisce a un crescente numero di passeggeri e alla luce della buona risposta ottenuta ora si valutano nuovi scali e nuove offerte da parte della compagnia romena, che non esclude l'ipotesi di collegamenti internazionali. Pescare in questo momento aeroporto che offre al passeggero destinazioni, ma non sufficienti per quello che il passeggero vuole. Eh, chiaramente, noi come Blue Air siamo attenti a questa dinamica, sia sul domestico, che riteniamo interessante, esistono destinazioni ancora lasciate scoperte, sia sull'internazionale, e parlo soprattutto anche di capitali europee, che in questo momento esistono, ma non a sufficienza. Quindi, chiaramente, la direzione potrebbe essere questa.